Don Dan. Diciamolo tutti. Din Don Dan. Viva Agnone! Molto gentile, grazie, buonasera a tutti dal gruppo folclorico Agnone. Se ci rifate un applauso siamo contentissimi di essere qui questa sera e di poter salutare gli altri gruppi che sono giunti un po' da tutta Italia. Una bellissima rappresentativa, una bellissima serata. Continuate col folklore, tramandate, tramandate e tramandate. Abbiamo bisogno di questa musica, abbiamo bisogno di ritrovarci e questa sera ci ritroviamo con un oggetto che ci rappresenta in modo particolare, un bronzo di nome Campana. Facciamo un applauso perché è la voce che giunge in tutto il mondo. Il nostro gruppo, il nostro paese è rappresentato da questa campana. Se ne fanno di tutti i tipi, di tante tonalità. Quindi musica degli angeli, la voce degli angeli, la nostra musica che portiamo in ogni dove. Questa sera vogliamo portare qui un canto che è stato scritto da Domenico Meo ed è Paese de Campana. Facciamo un applauso a Domenico Meo che è un cultore delle tradizioni popolari. Abbiamo fra noi, tra poco lo scoprirete, anche il padre della cultura e questa sera tutto attraverso le campane. Adesso ci sarà un canto, subito dopo un piccolo concerto di campane e per augurare tempi migliori a tutti una canzone, anzi una musica bellissima dal titolo Gam Gam, che sicuramente ricorderete perché è stata utilizzata per una colonna sonora. Io vi auguro pace e serenità e tanto folklore di quello allegro a tutti. Buona serata. Oh,
Viva Agnone! Adesso, maestro, un attimo solo. Sì, ancora sì, perché io purtroppo lo devo fare, devo dare i saluti a tutti, perché sono il più grande, diciamo, non il più anziano, perché è antipatico. E volevo dirvi semplicemente questo: concerto di campane, sì, è vero, però noi dopo scopriamo, ogni qualvolta ci esibiamo, il giorno dopo, sia in televisione, sia i giornalisti, sia la stampa, abbiamo ascoltato la voce degli angeli. E anche qui stasera ascolteremo la voce degli angeli di Agnone. Thank you.
Ecco, ecco. Maestro, maestro, mi hai promesso una cosa, sì, e qui stasera la dobbiamo fare, perché anche dal folklore deve uscire fuori quella parola bellissima, quella parola che tutti abbiamo dentro il nostro cuore, specialmente in questo momento, la pace nel mondo. E allora dedichiamo con il nostro, con la nostra voce degli angeli, la pace nel mondo. Speriamo. Folclorico Agnone, salutiamo il nostro presidente, nuovissimo presidente Maria Teresa Iarusso, è il nostro padre del folclore, e naturalmente le nostre campane e il nostro maestro Marco. Grazie a tutti per la cortese attenzione e accoglienza.